Arrestato mentre va a vendere la droga a manette un trentenne marocchino sorpreso ad Alto Pascio con 100 grammi di hashish. Palazzo Ducale contro la tratta, dalla regione finanziamenti per un progetto a sostegno delle vittime di violenza e sfruttamento. Ridotte del 20% le emissioni di CO2, presentato il piano clima del comune di Lucca che presto sarà votato dal consiglio comunale. Fine settimana di fuoco per l'Arcantea, domani il derby con la Don Bosco Livorno e sabato il big match contro Mirandola. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su di Lucca. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca parliamo del nuovo colpo inferto dai carabinieri al mercato della droga, a finire in manette un trentenne marocchino. I dettagli nel nostro primo servizio. Pisa, Alto Pascio, Alto Pascio, San Giorgio. Questo è il viaggio andata e ritorno di Youssef Nanai, il trentenne marocchino arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lucca per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane residente a Lari, disoccupato, nella serata appena trascorsa aveva infatti ben pensato di recarsi nella piana lucchese per accumulare un po' di soldi, ma giunto nei pressi del centro cittadino di Alto Pascio è stato intercettato alla guida della sua autovettura da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile in perlustrazione del territorio nell'ambito di servizi investigativi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo, l'extracomunitario si è mostrato reticente nei confronti dei militari che, con l'ausilio di unità cinofile dell'arma, hanno quindi proceduto al controllo dell'autovettura, scovando la droga che era stata occultata sapientemente dallo Nanai in una delle intercapedini della carrozzeria. 100 i grammi di hashish pronti per essere venduti nell'ambito del mercato locale, sequestrati dai carabinieri. E torniamo adesso ad occuparci dei dipendenti della ditta Panem di Alto Pascio. Mentre loro, i lavoratori, sono ancora in attesa di risposte concrete sul loro futuro, nel nostro prossimo servizio, firmato da Angela Greco, il punto sulla situazione. Sentiamo. Cosa ne sarà delle sorti dei lavoratori Panem? La domanda ancora non ha una risposta concreta. L'incontro con la regione stenta ad essere fissato e questo, come gli stessi operai fanno notare, non fa presagire nulla di positivo. Ma cerchiamo di tracciare un punto sulla vicenda dei lavoratori Panem. In presidio permanente dai primi di dicembre, contro la chiusura della fabbrica ad opera del gruppo Novelli di Terni, gli operai hanno avuto sin dall'inizio il sostegno dei sindacati, delle RSU, delle amministrazioni in genere, perfino dei parlamentari lucchesi. Un piccolo ma flebile spiraglio sembra giungere dal primo incontro a Roma presso il Ministero, in cui gli operai conquistano l'avvio della cassa integrazione straordinaria a 12 mesi, resa attiva dal 22 dicembre 2011, quindi con valore retroattivo. E dopo ancora parole e incontri a Firenze per rendere note le vittorie, promesse della regione e delle istituzioni a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per sostenere i processi di investimento necessari a mantenere l'attività industriale sul territorio e infine a Roma per richiedere l'integrazione al reddito dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e la ripresa dell'attività per garantire una risposta occupazionale certa ai dipendenti. Eppure il gruppo Novelli sembra fermo sulla sua idea, non riprendere l'attività presso la fabbrica di Alto Pascio. Il punto è sempre lo stesso, a distanza di una settimana dall'ultimo incontro, i lavoratori Panem sono ancora lì, nel loro tendone, in presidio permanente e con un pugno di mosche in mano. Il comune di Lucca ha provveduto a rideterminare le indennità della giunta, dei consiglieri comunali, del presidente del consiglio e del difensore civico, tagliando un 10% dei rimborsi e dando così corso immediato ad una richiesta della Corte dei Conti fatta a tutti i comuni e province italiane. E adesso parliamo di un importante progetto stilato dalla provincia di Lucca contro la tratta, lo sfruttamento e la violenza soprattutto di donne e bambini. Un importante progetto che ha ottenuto anche un sostanzioso finanziamento da parte della Regione Toscana. Ma sentiamo di cosa si tratta nel nostro prossimo servizio.
tutelare e accogliere persone vittime di tratto, violenza e grave sfruttamento e strutture protette che permettono di sfuggire agli sfruttatori, iniziare un percorso di integrazione sociale supportati dagli operatori delle strutture e dai servizi del territorio. È questo l'obiettivo della provincia di Lucca che con il progetto contratto promosso dalla Regione Toscana per il contrasto al traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini, ha ricevuto dall'ente guidato da Enrico Rossi un finanziamento pari a 56.493 euro. Il progetto contratto 2011, di cui soggetto attuatore è il CES, Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, è costituito da una parte relativa a programmi di emersione e prima assistenza per la realizzazione di interventi di protezione e di sostegno alle persone vittime di tratta e da una parte relativa a programmi di assistenza, di integrazione sociale per la realizzazione di interventi di protezione e di sostegno alle persone vittime di violenza e grave sfruttamento. Parte del finanziamento proveniente dalla Regione viene infine utilizzato per realizzare delle azioni trasversali rivolte a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, quali la formazione e l'informatizzazione. La provincia di Lucca curerà in particolare la formazione degli operatori sulle buone prassi e i protocolli operativi che vengono utilizzati per la presa in carico delle persone alle quali il progetto si rivolge. E adesso ci spostiamo a Palazzo Orsetti, dove questa mattina è stato presentato un importante studio per migliorare la qualità dell'aria. Secondo i dati presentati dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il Comune di Lucca dal 2005 ad oggi ha ridotto le emissioni di CO2 del 20%. Tutti i dettagli nel servizio di Marco Baldocchi. Ogni lucchese emette nel corso dell'anno 5,16 tonnellate di anidride carbonica nell'aria. A dirlo sono gli studiosi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che su incarico del Comune di Lucca stanno studiando la qualità dell'aria lucchese da 2005 ad oggi. Un Comune di Lucca che ha ridotto del 20% le emissioni di CO2 di propria competenza e del 16% i consumi di energia elettrica. I dati del progetto europeo LAICA, presentati stamattina a Palazzo Orsetti, sono la base di partenza del piano clima di cui Lucca, assieme a Milano, Torino e Bologna, ha deciso di fare parte. Io credo che il piano clima, essere fra i quattro comuni insieme a Milano, Bologna e Torino, è un fiore all'occhiello per questa amministrazione comunale, significa che siamo credibili, dobbiamo continuare, non contentarci di quello che abbiamo fatto, ma continuare diciamo, perché gli impegni da prendere sono molto difficili poi da realizzare, quindi dobbiamo dare il massimo e mi sembra che a livello di dipendenti, di funzionari, di dirigenti, veramente ci sono delle professionalità importanti che stanno lavorando molto bene. Io personalmente, anche lo stesso sindaco, siamo molto soddisfatti di quello che gli uffici stanno facendo. Un lavoro che non si esaurisce coi dati presentati, ma che deve portare risultati anno dopo anno. Le forze politiche anche nei prossimi anni devono continuare, indipendentemente se sono maggioranza o opposizione, a non fare politica, diciamo, ostruzionistica o venderlo come, se sono maggioranza, venderlo come qualcosa di positivo, ma devono far capire ai cittadini che o questa sfida la vinciamo tutti insieme o la perdiamo tutti insieme, non c'è l'area di destra e l'area di sinistra ovviamente. E continuiamo in qualche modo a parlare di clima nel nostro prossimo servizio, un punto sul meteo nella nostra provincia. Nella notte e nella prima mattina un po' di neve è tornata ad imbiancare alcune frazioni di Lucca, ma da domani l'allerta neve e ghiaccio sembra cessare definitivamente. Sentiamo. Lucca è tornata, seppur per poco, a riassaporare il gusto della neve. Pochi però i fiocchi bianchi caduti. Nessun problema è stato infatti registrato sulla viabilità e le strade erano pulite. Il 2012, quindi, più che come anno della neve, sarà ricordato come anno del freddo pungente del ghiaccio. Formazione di ghiaccio che, sulla base delle previsioni meteo disponibili dal centro funzionale della Regione Toscana, potrebbe perdurare fino alle 12 di giovedì 16 febbraio. Finita invece definitivamente
definitivamente l'allerta di probabili deboli nevicate annunciate solo per la mattinata odierna. E a quanto pare questo spruzzo di neve di metà febbraio è stato l'ultimo di un inverno polare che ora dovrebbe lasciare spazio ad un clima più mite. Bollettino meteo alla mano, la colonnina di Mercurio torna infatti a salire, toccando quei più 9, 10 e anche 11 gradi che avevamo quasi dimenticato. Ad eccezione della notte tra giovedì e venerdì, in cui si registrano ancora dei meno, da venerdì mattina in poi le temperature saranno tutte con il segno più. Meno freddo quindi, e ad eccezione della pioggia debole prevista per la giornata di domenica, la prossima settimana si preannuncia anche all'insegna del bel tempo. E alla vigilia dell'addio a neve e ghiaccio, un plauso alle istituzioni che hanno dimostrato che dagli errori si impara. Dopo un 2011 di panico per la piana lucchese, il 2012 ha trovato tutti pronti e preparati. Unico rammarico, il decesso del 37enne senza tetto cingalese, deceduto per il freddo glaciale che, specie nelle ore notturne, ha interessato il nostro territorio. Mangiare è importante, mangiare bene lo è ancora di più, e a vigilare sulla qualità degli alimenti sul territorio della Piana Lucchese è l'unità funzionale sicurezza alimentare e nutrizione della ASL 2. Nel nostro prossimo servizio un bilancio sull'attività svolta nel 2011. Sentiamo. Con le attuali basse temperature si assumono senza sensi di colpa più calorie. Quindi, a maggior ragione, è bene essere sicuri di ciò che mangiamo e beviamo. A garantire a tutti i consumatori la massima sicurezza degli alimenti e delle bevande, eseguendo controlli discreti ma efficaci, è l'unità funzionale sicurezza alimentare e nutrizione dell'azienda ASL 2, che nel 2011 ha inoltrato all'autorità giudiziaria due comunicazioni di reato nei confronti di operatori del settore alimentare, elevato 108 sanzioni per violazioni varie in materia di normativa sulla sicurezza alimentare e posto sotto sequestro complessivamente 200,664 kg di alimenti nei 7 episodi di sequestro che si sono registrati. In 13 casi è stata imposta all'esercizio la sospensione dell'attività per gravi carenze igienico-sanitarie. L'unità funzionale sicurezza alimentare e nutrizione è costituita da operatori di diversi profili professionali, medici, veterinari, tecnici della prevenzione, che compiono giornalmente interventi di prevenzione, e nel 2011 sono state erogate nel territorio dell'azienda ASL 2 7.031 prestazioni professionali. Tra le più significative, certificazioni per alimenti o spostamento di animali, 1.284 interventi, ispezioni durante le sedute di macellazione, 1.040, ispezioni strutture di produzione primaria, trasformazione o somministrazione di alimenti, 828 interventi, e prelievo di campioni di alimenti nell'ambito di piani nazionali di monitoraggio, 434 interventi, solo per citarne alcuni. Il Carnevale sbarca all'ospedale Campo di Marte per un'importante opera di sensibilizzazione. Questa mattina, infatti, al centro trasfusionale il presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Alessandro Santini, si è fatto tipizzare, mettendosi così a disposizione nel caso si verificasse la compatibilità con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo. Presso l'associazione ADMO, in tutti i centri trasfusionali della provincia, è possibile reperire informazioni su come poter entrare in questo importante percorso, mentre la tipizzazione è possibile a livello provinciale solo al centro trasfusionale di Lucca. Per diventare donatori di midollo osseo è sufficiente sottoporsi ad un piccolo prelievo di sangue e firmare l'adesione al registro italiano donatori di midollo osseo. Non serve l'impegnativa del medico e non viene pagato alcun ticket. Nella nostra area vasta nord-ovest, qualunque individuo di età compresa tra i 18 e i 40 anni che abbia un peso corporeo superiore a 50 kg può essere un donatore di midollo osseo, purché ovviamente non sia affetto da malattie del sangue o da altre gravi forme infettive. E sono sempre di più i ragazzi che si recano allo sportello Informa Giovani presso il Centro Giovani di Santa Margherita Capannori per chiedere informazioni sul mondo del lavoro. Reperire bandi di concorsi, annunci, opportunità formative, master, offerte provenienti dalle aziende e dalle agenzie, trovare le offerte di lavoro e di preselezione dei centri per l'impiego sono le richieste principali che giungono agli operatori del settore.
servizio. I contatti, che sono cresciuti in particolar modo negli ultimi mesi, arrivano in prevalenza da ragazzi con un'età compresa fra i 16 e i 29 anni, con punte fino ai 35 anni. E adesso gli eventi al Foro Boario questo pomeriggio, festa di carnevale tra palloncini, maschere e musica, non è mancata la beneficenza. Angela Greco. Festa mascherata per i bambini al Foro Boario, promotore dell'evento il Comitato Femminile della Croce Rossa. Questa iniziativa nasce circa 11 anni fa. È nata col principio di, nel periodo del carnevale, di rivolgere l'attenzione verso iniziative che riguardano i bambini. Siccome è una festa di bambini, abbiamo fatto voluto da tutti che l'incasso fosse devoluto per fondo a favore di istituzioni. Quest'anno l'incasso sarà destinato all'acquisto di un monitor defibrillatore con adattatore per i bambini. La festa mascherata a offerta libera ha visto la presenza anche della musica di ordinanza dell'Avio Truppe, che ha suonato l'inno di Mameli, l'unità cinofila con i cani della Croce Rossa, il trampoliere, il DJ per allegrare l'evento e i pionieri a truccare i bambini. È un momento di incontro per i bambini, le famiglie che hanno deciso di aderire. Qual è il tuo costume? Power Ranger. Come mai? Perché mi piace. Ti piace questa festa? Sì, molto. Di che, qual è il tuo costume? È da diavolo. Come mai hai scelto questo costume? Mi piace. Mi piace questa festa e io sono vestita da regina delle rose. Come mai hai scelto proprio questo costume? Perché mi piacciono le rose. Poliziotto. Ma ti piacerebbe diventare un poliziotto? Sì. Ti stai divertendo? Sì, è una festa all'altezza, diciamo. E adesso il cinema, proseguono le riprese del nuovo film di Graziano Salvadori, Sarebbe stato facile. Oggi il CIAC a Palazzo Urzetti per celebrare un finto matrimonio nella riservatissima Sala Verde. Marco Baldocchi. Solo una la possibilità per ammirare la splendida Sala Verde di Palazzo Orsetti, quella di diventare marito e moglie. Infatti la sala, che il comune riserva al grande passo, si apre solo per i novelli sposi. Ma oggi è stata fatta un'eccezione. Le riprese di Sarebbe stato facile, il primo film dietro la macchina da presa del comico toscano Graziano Salvadori, sono state girate proprio nella prestigiosa Sala Lucchese. La macchina della produzione stamattina si è data appuntamento nella sede del comune per celebrare un finto matrimonio, dove Graziano Salvadori, che è anche protagonista della pellicola, dirà il fatidico sì in una scena che si preannuncia molto divertente. Un film che a questo punto aveva una forte caratterizzazione lucchese, con molte scene girate in punti chiave della nostra città, da via Fillungo a Palazzo Orsetti, dalla chiesa di Santa Maria Bianca ai girati aerei del centro storico. Dopo il fuori programma a Palazzo Orsetti, le riprese si sposteranno nella giornata di domani al Ciocco, uno degli sponsor della produzione, quando la troupe si troverà nella proprietà per dar vita ad una magnifica festa necessaria ai fini della sceneggiatura. E adesso una breve sigla e poi la pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva, questa sera in primo piano il basket maschile, fine settimana impegnativo per l'Arcantea, domani la trasferta di Livorno, sabato alla Pala Tagliate il big match contro Mirandola, sentiamo. L'imperativo in casa Arcantea è nervi saldi. Dopo lo stop forzato di sabato scorso a causa del maltempo, si presenta una settimana durissima con due gare impegnative in tre giorni. Infatti giovedì i biancorossi affronteranno lo scoglio Don Bosco Livorno nel derby toscano, una partita speciale per Roberto Russo, livornese di nascita con 10 anni passati nella società labronica, ma il coach minimizza sui sentimenti del cuore e chiede alla squadra di ottenere a Livorno la sesta vittoria in trasferta della stagione, mettendo
sul perché tutta la determinazione e l'impegno fisico possibile, senza pensare che sabato al Palatagliate arriverà la terza forza del campionato. Una politica dei piccoli passi che impone a Lucca di non effettuare calcoli, anche perché il Livorno arriva da un buon momento e sicuramente vorrà ben figurare contro i lucchesi. Sarà necessaria quindi una prestazione attenta e di alto livello per portare a casa i due punti, senza farsi condizionare dall'impegno ravvicinato con Mirandola. Su questo Russo è categorico. Due partite in poco tempo, come all'inizio di gennaio. Pensiamo intanto alla prima perché vogliamo vincere mettendo in campo tutte le energie necessarie. Se poi avremo speso tanto, dovremo trovare comunque il modo di tenere inviolato il nostro Palatagliate con quello che abbiamo. Sulla stessa lunghezza d'onda il pivot Johnny Tozzini, che si dice carico per il doppio impegno settimanale, ma tutta la squadra è ansiosa di affrontare questo che si potrebbe definire un anticipo di ritmo playoff, quando giocare ogni 3 giorni sarà la regola. E adesso il basket femminile, istinto, tecnica, determinazione e senso del canestro. Tutte doti che Benedetta Bagnara ha messo in mostra all'All-Star Game di Parma, vincendo la gara di tiro da 3 punti. La guardia biancorossa ha battuto nei quarti Crippa, nella semifinale Sottana e nella finale l'idolo di casa Adriana. 19-18 l'esito della sfida, 5 carrelli, quindi con 25 tiri da effettuare. Beba si è esaltata nello scenario dell'All-Star Game, confermando le sue qualità e ribadendo di essere una delle migliori tiratrici italiane. Alla competizione, nella selezione delle stelle straniere, si è messa in grande evidenza anche l'altra biancorossa convocata per questo appuntamento, Courtney Willis, seconda per valutazione solo a Kia Vogna, l'americana di Taranto. E adesso la pallavolo con le ragazze della Nottolini, che domani sera affronteranno in trasferta la Bentley Ford Sara Pinerolo nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. All'andata le capannoresi persero per 3-7-1. La presentazione della partita nel nostro prossimo servizio. Carica dai 2 successi consecutivi in campionato, prima contro Montelupo e sabato scorso contro Siena, la Nottolini torna in campo. Domani le ragazze di Mister Beccheroni affronteranno infatti Pinerolo per la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Una lunga trasferta in terra piemontese contro una formazione che ha dimostrato la sua forza nella gara di andata, quando la Bentley si impose a Capannori con un netto 3-1. Al termine di una sfida bella e molto combattuta in cui le bianco-blu, perdendo poi lucidità e concentrazione, consentirono alle ospiti di vincere. Domani sera entrambe le formazioni scenderanno in campo con la voglia di far bene. Pinerolo per confermare il risultato dell'andata e accedere alle semifinali, e la Nottolini per ribaltare invece il 3-1, ottenendo il passaggio al turno successivo a scapito delle torinesi. E se le capannoresi scenderanno in campo con nella testa e nelle gambe la carica e l'ottimismo guadagnati con le 2 vittorie di campionato, le torinesi arriveranno invece al match cariche, ma dalla voglia di riscattarsi dalla sconfitta di sabato scorso contro Varese. Al termine del match di campionato il commento della società è stato infatti chiaro: dobbiamo subito riprendere lo spirito giusto, perché questa settimana avremo un appuntamento fondamentale. Giovedì dovremo affrontare il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia. Questo sarà il nostro pensiero principale di questi giorni. La partita si preannuncia spettacolare, quindi, e di sicuro lo spettacolo non mancherà. E dopo la Coppa, per le pallavoliste, un po' di meritato riposo. Sabato il campionato sarà infatti fermo per il turno di riposo già programmato e riprenderà sabato 25 febbraio. E per questa edizione è tutto. Dopo la sigla, le previsioni del tempo, vi ricordo che il telegiornale e i singoli servizi sono visitabili anche sul nostro sito web all'indirizzo www.dilucca.it, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca è per domani sera alle ore 19. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.